La prossima macro categoria è Banking and Finance. Eccellenza dell'anno leasing. Andiamo subito a vedere chi è il vincitore. Société Générale Equipment Finance Italia. Per confermarsi per il settimo anno consecutivo un'eccellenza in costante crescita, per essere un autentico leader nel leasing in grado di supportare l'economia reale anche in un periodo come quello segnato dal Covid-19, puntando su settori in espansione come green economy, economia circolare, welfare e healthcare e agricoltura. Ed è con noi l'amministratore delegato, il dottor Carlo Mesceri. Bentrovato, benvenuto, grazie per essere con noi questa sera. Innanzitutto, buonasera. Non sono da solo. Infatti, la presenti lei, io infatti stavo dicendo questo, ovviamente non è da solo con noi. Non sono da solo perché voglio condividere questa soddisfazione con i miei colleghi, le prime linee dei manager, quelli che con i quali divido ogni giorno il lavoro, e quindi voglio condividere con loro questa soddisfazione, e mi fa piacere che non è il primo anno ma è il settimo anno consecutivo. Qui alla mia destra c'è Olivier, preziosissima risorsa, preziosissimo aiuto, con un incarico particolare sui controlli di secondo livello, quindi io sono il controllato e lui è il controllore. Alla mia sinistra Ornella, incaricata a tesoreria, contabilità e bilancio. Alla destra di Olivier c'è Giovanni, responsabile dell'analisi del rischio, al rischio di credito, e di fronte a me Ilaria. Eccola. Ecco qua. Sì. Di fronte a me Ilaria, non la vedo, ecco, finalmente la vedo, Ilaria, marketing commerciale e strategico, e da ultimo, ma non ultimo, buon ultimo, Domenico, IT e organizzazione. Devo farvi i complimenti per la regia, perché avete proprio organizzato tutto ad hoc, simbolo del fatto che questo premio è proprio meritatissimo. Vi faccio un applauso perché avete gestito tutto voi. Sono bravi. Va bene. Allora, prego, mi racconti un po', insomma, la vostra realtà. Noi siamo abituati a vivere e a condividere le soddisfazioni, però il tempo è veramente poco quest'anno, perché con l'anno purtroppo in cui noi ci troviamo si deve pensare al futuro, un futuro nel quale con ogni probabilità i consumi cambieranno, i comportamenti cambieranno, probabilmente i consumi magari in un primo momento o forse anche in definitiva si restringeranno, e questa per l'economia è una notizia certamente non bella. Che i consumi possano cambiare anche radicalmente, beh, c'era già una visaglia a favore della sostenibilità dell'ambiente, e quindi anche questo aveva già orientato. Poi il Covid-19 ha dato una grande spallata e da questo punto di vista noi ci aspettiamo grandi cambiamenti nel comportamento degli operatori. Probabilmente ci sarà anche una variazione nel paradigma, nel senso che i consumatori, le persone riequilibreranno quello che è il paradigma famiglia, lavoro e tempo libero. Qualche economista parla che potrebbe essere una buona occasione per arrivare a un capitalismo magari più equo, perché il capitalismo ha avuto un grandissimo merito storico, quello di creare ricchezza, e quindi qualche economista dice che probabilmente questa potrebbe essere un'occasione per arrivare a un capitalismo più equo. Certo è che cambieranno le catene del valore, saranno in parte da ristrutturare, ci saranno da inventare delle value proposition, e direi che ci saranno da ripensare anche le leadership, no? Partnership. Per quanto concerne il mestiere difficile del dirigere, sarà sempre più importante la leadership a tutti i livelli.
Quindi il leader a tutti i livelli è colui che governa il cambiamento, lo guida, indica la direzione da seguire, fissa gli obiettivi e soprattutto si sa circondare delle persone giuste, dei manager capaci. Ecco, io ritengo, al di fuori di ogni retorica, che finché Sgef Italia avrà le persone che stasera siedono intorno al tavolo, Sgef Italia potrà affrontare le sfide del futuro. Io queste sfide del futuro credo che sia giusto, nel contesto delle sfide, di ricordare tutti i dipendenti, tutti i colleghi, quelli che lavorano qua nella sede di Milano, a Cesena, a Treviso, e i partner, i nostri partner bancari e non bancari, e naturalmente anche i nostri colleghi e superiori della linea di business del leasing di Société Générale che stanno a Parigi, che voglio ricordare questa sera e condividere con loro la soddisfazione. Anzi, vorrei con i colleghi ricordare il motto che Société Générale Equipment Finance ha introdotto quest'anno, che è un motto che la dice lunga, è Stronger Together. Quindi io ringrazio e saluto i miei colleghi che sono qua, ringrazio e saluto tutti i colleghi che lavorano in Italia, i colleghi e i superiori che stanno a Parigi. Io vi auguro che la serie possa continuare. Certo, dottor Mesceri, veramente è un discorso a cui non si potrebbe aggiungere nient'altro. Anche il motto Stronger Together, più forti insieme, insomma, rappresenta proprio quella che è la strategia migliore in questo momento, cioè lavorare tutti insieme proprio per un unico obiettivo, e questo già è buona parte del lavoro, no? Per guardare al futuro. Quindi, insomma, grazie per queste parole. Assolutamente no, grazie per il riconoscimento, che voglio sottolineare è arrivato al 7° anno consecutivo. Grazie. È vero. Beh, una conferma continua, quindi insomma vuol dire che questo premio è stato mirato. Io ringrazio ancora il dottor Carlo Mesceri, naturalmente anche tutti i colleghi che siedono al tavolo e tutti i colleghi che sono stati citati, insomma, delle varie divisioni. Grazie ancora e complimenti. Grazie.